piacendo questo evento, se c'è qualcosa in particolare. No, è un grande evento, con ottimi vini direi. Secondo me è un bel evento dove attira tutte le tipologie di persone, da ragazzo giovane che beve vino così, a volte anche sconsideratamente, all'appassionato come siamo, come io e i miei amici, e ci piace, stiamo dietro. Veramente un bel evento. È un'ottima cosa per la città in mancanza di tante altre situazioni meno positive. Anche l'occasione per le persone che non sono di Siena di vedere questi spazi che solitamente sono poco accessibili. E l'organizzazione è un po' da migliorare ancora, secondo me. Molto soddisfatti, fa benissimo a Siena questa cosa. Comunque un'ottima iniziativa. Un bel evento, una bella location soprattutto, e abbastanza organizzato bene. Lei si considera un bevitore di vino, le piace il vino buono, si accontenta un po' di tutti i vini o deve avere un'ottima qualità? Veramente è una mia passione e quindi cerco sempre vino di migliore qualità e voglio bere bene. Io non sono un'esperta di vini, sono una food blogger. Quando vuoi cena fuori mi piace bere bene, voglio scalare su in piedi, insomma, ecco. E per quanto mi riguarda personalmente bevo solo, diciamo, un prodotto di qualità. Mi piace il vino buono, beviamo non molto, però vino buono, possibilmente. Ti consideri un bevitore di vino abbastanza esperto, se uno è accontento Maria, no, che diciamo facendo il corso di sommelier, comunque sono sempre stato nel settore del vino. Nel settore delle sborne, quindi. Lei quanto pensa sia importante per una città come Siena tutelare e sponsorizzare il patrimonio comunque dei vini che qui abbiamo, magari anche nella funzione turistica, organizzando anche eventi come questi? Secondo me è molto importante perché reputo che Siena sia forse la capitale del vino italiano. A Siena ci sono delle denominazioni molto importanti conosciute in tutto il mondo e mi fa piacere che molte aziende, anche non toscane, di importanza mondiale, italiane ma di importanza mondiale, sono presenti a questa manifestazione. Secondo me è importantissimo, soprattutto perché Siena ora come ora ha bisogno di questi eventi. Credo che cibo, vino e turismo oggi siano in realtà la stessa identica cosa. Penso che vada potenziata la cosa e sarebbe una fortuna per tutti. Bisogna attrarre un turismo che venga da lontano e anche un turismo selezionato. Secondo me ancora stiamo cominciando, ma si potrebbe fare molto di più. Questo evento appunto è stato organizzato da un'organizzazione non locale, nemmeno della regione, appunto del Trentino. Chiedevamo se questa cosa è forse non un'occasione persa, ma comunque un punto in meno per la città di Siena. Perché non è stato possibile per le organizzazioni locali organizzare questo evento, un evento appunto riguarda Siena? Ma io penso che ben venga se c'è delle esperienze anche non senesi, ben venga che questi organizzatori abbiano avuto l'idea di organizzare un evento, non dico simile, ma comunque con l'esperienza del Merano qui a Siena. Sì, potrebbe essere stato bello, ma potrebbe essere stato anche campanilismo, cercare sempre qualcosa per forza che sia di Siena. Credo che bisogna farsi delle domande su quanta meritocrazia ci sia stata in passato a Siena. Se hanno visto delle persone di fuori, hanno visto di investire su Siena, perché no? No, penso sia una grande opportunità per Siena. Si presta a due interpretazioni e può essere un'occasione per imparare da chi ha più esperienza, però poi bisogna cominciare a camminare con i propri passi. Assolutamente un'occasione persa, i compagni meranesi sono bravi, organizzano un evento fantastico a Merano e hanno catturato un'occasione che noi abbiamo perso. Quindi un punto a sfavore per noi. Mi dispiace, ma è così.